qui siamo nel grembo del mondo. Questo è un luogo magico, veramente magico, perché chi entra qui trova una serie di emozioni particolarissime. Queste sculture, queste creature, come le chiamo io, sono di Gino Bogoni. Gino Bogoni era un artista eclettico, particolare, che viene praticamente dal nulla. L'anima di Bogoni è all'interno di queste opere, perché nel momento in cui una persona si rapporta con queste opere, le opere si lasciano accarezzare, si lasciano toccare, si lasciano avvicinare. Qui dentro c'è un'emozione, ma non un'emozione, ci sono le emozioni, ci sono le emozioni del mondo qui dentro. C'è tutta una serie di emozioni che ogni uomo chiaramente, ogni donna prova, e lui è riuscito a trasmetterle attraverso la scultura. A me piacerebbe che fosse conosciuto in Italia quanto è conosciuto all'estero. Una sua scultura addirittura è stata acquistata dall'ex presidente Nixon degli Stati Uniti, è stato battuto alla Sotheby's di Londra. Mi piacerebbe moltissimo che Gino Bogoni fosse apprezzato molto anche nella sua città, perché tra l'altro lui diceva che conosceva Verona al tatto. Mi ha dato delle vie, delle strade da poter percorrere e da poter arrivare, io dico sempre, alla luce, perché lui è luce.